Levanesi, purtroppo devo comunicare un aggiornamento al comunicato pubblicato sul sito istituzionale durante la mattinata. In effetti, dopo una giornata di intenso lavoro, e ringrazio il luogotenente Cosimo Bassi e tutto il COC per aver adempiuto a questo lavoro, a questo immane lavoro, siamo riusciti a sapere che purtroppo anche ad Olevano ci sono dei positivi Covid-19. Si tratta al momento di due persone. Stamattina avevo spiegato che eravamo in attesa di diversi tamponi. Sono arrivati questi due positivi, ma rimaniamo ancora in attesa di altri tamponi. Purtroppo ci sono persone che hanno la febbre, ai quali è stato praticato questo tampone, e quindi aspettiamo fiduciosamente, sperando nella negatività, del risultato da parte dell'ASL. Devo invitarvi a mantenere alta l'attenzione, prendere tutte le precauzioni possibili. In effetti, oltre alle istruzioni che abbiamo dato di volta in volta, quali il distanziamento sociale, la mascherina, il lavarsi spesso le mani, non toccarsi gli occhi, la bocca, eccetera, dobbiamo tenere alta l'attenzione ed evitare qualsiasi contatto, ed evitare soprattutto tutte le attività superflue, tra virgolette, nel senso non indispensabili alla vita quotidiana. Per cui noi siamo responsabili della salute nostra, della salute dei nostri parenti, della salute di tutti i nostri concittadini. Purtroppo c'è un aumento notevole anche a livello regionale, ma a livello nazionale, a livello mondiale, di questi casi di contagio, per cui tutte le precauzioni vanno prese. Quindi a tutte quelle, come vi dicevo prima, accennate nelle precedenti interviste, devo dire che dobbiamo dare la massima attenzione alla prevenzione, per evitare che si possano verificare altri casi ad Olevano Tuscano. Quindi raccomando di non andare nei negozi affollati, nei luoghi dove c'è molta gente, e prendere tutte le precauzioni possibili. Solo così e con la collaborazione di tutti riusciremo a debellare questo flagello che è appunto il virus Covid-19. Grazie. Appena ci saranno altre novità, vi aggiornerò.